riferimento il canadese, però mi deve cadere nella trappola di volerlo seguire e dopo, come sa lui, andare in progressione nella seconda parte della gara. Un'ottima tecnica, molto economica, per cui deve solo lavorare di testa. È stata una emozione molto inaspettata perché la mia distanza prediletta era la distanza di 5.000 metri, dove alle Olimpiadi l'11 sono riuscito solamente a classificarmi all'ottavo posto, forse dovuto al fatto che ero agitatissimo, essendo anche la mia prima Olimpiade ero molto agitato. E subito dopo i 5.000 mi sono rilassato, ho scaricato la tensione e sono riuscito a focalizzarmi maggiormente sui 10.000 e sono andati bene. Mancano 8 giri, con questo trend la medaglia per Tumolero inizia a non diventare più un miraggio. Nel nostro sport il tempo al giro, saper gestire le energie è fondamentale, infatti nei primi giri non ho seguito il canadese perché sapevo che era nettamente superiore. Ho fatto la mia gara fin dall'inizio e sono arrivato a meno 5 giri sapevo di aver gestito l'energia al meglio. Infatti gli ultimi 5 giri sono salito un po' di tempo, però ormai la gara era fatta, quindi ero soddisfatto di come avevo gestito l'energia. Non osavamo quasi neanche crederlo, neanche sperarci. Il bronzo pesa cosa? Tumolero, un bronzo pesantissimo. Tornato con intelligenza, ha corso con intelligenza e alla fine è stato premiato. Ecco, si abbracciano. Che grande soddisfazione.